Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questo evento. Il Covid ha portato a una notevole accelerazione dell'uso della tecnologia. Alcuni studiosi dicono che sono stati concentrati in pochi mesi progressi che si sarebbero sviluppati in 5 anni. Oggi ci troviamo di fronte a una società con un volto nuovo, anche perché la maggior parte di persone e imprese che fino a ieri erano refrattarie all'uso delle nuove tecnologie sono diventate esperte. La tecnologia in poche settimane ha cambiato le abitudini della nostra vita quotidiana. Cercare informazioni, lavorare, effettuare pagamenti, fare corsi online non sono più prerogative di alcuni giovani, ma sono operazioni sempre più diffuse tra la popolazione. La tecnologia ormai è entrata stabilmente anche nei momenti ludici, come quando guardiamo un film, quando creiamo socialità o anche fare esercizio fisico. Molte delle cose che fino a ieri si facevano offline oggi si fanno grazie alla connettività. E a seguito di questa emergenza dobbiamo ripensare e approfondire il rapporto tra tecnologia e uomo in modo da superare barriere preconcette ed esplorare lo spazio digitale integrandolo con quello fisico. Ovviamente tutto questo richiederà un importante investimento tecnologico, infrastrutturale ed educativo per far sì che tutti possano usufruire di queste potenzialità di crescita. Il governo già nella scorsa legge di bilancio aveva stanziato per l'avanzamento tecnologico, per la ricerca, per l'innovazione e per la formazione circa 9 miliardi di euro a beneficio di tutto il tessuto imprenditoriale. Questo impegno è stato confermato anche nei decreti emanati durante il lockdown, dove hanno visto luce numerose misure a favore delle infrastrutture legate allo sviluppo informatico del Paese, nuovi strumenti a sostegno del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica e del lavoro agile, l'introduzione di un fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e di un altro fondo per il trasferimento tecnologico. Il nostro compito è quello di creare l'ambiente favorevole agli investimenti e all'innovazione, interpretando con efficacia le istanze che ci provengono dalle aziende e dai cittadini, senza i quali possiamo lavorare quanto vogliamo, ma non avremo una visione atta alla ricostruzione di un paese moderno, efficiente e sostenibile. Grazie e buon lavoro a tutti.